Sono mesi duri e lo sappiamo ed è nostro dovere, signor Presidente, colleghi, affrontarli con serietà e con pragmatismo, ma anche con speranza e con ottimismo. Il Paese sta ripartendo oggi con una preoccupazione di maggiore povertà, purtroppo. E se ripensiamo all'8 di aprile, il giorno in cui il Governo approvava il decreto liquidità che oggi ci approviamo a discutere, ci ricordiamo che eravamo in pieno lockdown. Lo scopo di questo decreto era quello di porre un argine ad una crisi che peggiorava sempre di più. Le imprese e tutte le forze socio-economiche del Paese necessitavano di un sostegno immediato, vitale, ossigeno per il ripianamento dei debiti e delle spese accumulate dalla chiusura forzata. Come in tutti i Paesi europei, la risposta dell'Italia è arrivata mediante un sistema di garanzie statali a copertura quasi totale su finanziamenti bancari soggetti all'approvazione della Commissione europea, in base al cosiddetto temporary framework. 100% fino a 25.000 euro, 90% fino a 800.000 euro, 80% e 70% per le imprese più grandi per cifre superiori. Il decreto che oggi discutiamo è stato così disegnato pensando a quelle che erano le risorse del nostro bilancio pubblico e anche alle risorse che potevano essere messe in piedi movimentando ulteriormente il debito pubblico, che però ricordiamoci è qualcosa che va considerato anche come pericoloso nel lungo periodo. Italia Viva, a partire dalle prime negoziazioni di maggioranza, si è battuta per concedere la garanzia statale del 100% ad una più vasta platea di imprese, fino a 800.000 euro di erogazione. Perché sappiamo bene che quando la crisi inizia a mordere le imprese, la liquidità è ossigeno, è la prima necessità per continuare a vivere e a lavorare. Sappiamo però che la politica vive di sintesi e si è deciso insieme agli altri partner della maggioranza per delle cifre inferiori. Ma quando abbiamo visto le prime attuazioni di questa legge ne abbiamo subito compreso i punti deboli, la ritrosia delle banche nell'erogazione dei prestiti, l'esclusione di alcuni settori, di alcuni gruppi professionali, i tempi troppo brevi per la restituzione di questo debito e anche il suo costo troppo alto. Infine la burocrazia che si infilava negli ingranaggi di un sistema ritardando ogni cosa, mentre gli imprenditori, i lavoratori continuavano a gridare a gran voce di fare presto, di sbrigarsi. Sono stati fatti dei paragoni impietosi con quanto accadeva in altri paesi in cui la liquidità veniva erogata con velocità, mentre le nostre imprese devono competere sui mercati internazionali con chi in questi paesi si è fermato di meno, ha perso meno fatturato ed è ripartito prima, come noi stessi chiedevamo. La globalizzazione è un fatto e noi non possiamo permettere alle nostre imprese di competere con il freno a mano tirato. Gli italiani sono un popolo operoso, lo sappiamo bene, i nostri commercianti, gli artigiani, i ristoratori, i piccoli e grandi imprenditori, le nostre partite IVA hanno riaperto le proprie attività, adeguato gli ambienti alle nuove normative, si sono preoccupati dei propri lavoratori così come dei propri clienti. Un'Italia resiliente, la stragrande maggioranza della popolazione, è uscita dalle proprie case tra il 4 e il 18 di maggio ed è andata a lavorare. Ecco, continuare a dipingere gli italiani come un popolo che aspetta il sussidio sul divano di casa è irrispettoso e oltraggioso. Questa crisi ce l'ha mostrato una volta di più, se fosse stato necessario. Per aiutare i nostri lavoratori e le imprese che sono le vere creatrici di lavoro, era dunque nostro dovere provare a migliorare questo decreto liquidità che ci apprestiamo a votare per far sì che la liquidità arrivasse alle imprese per andare avanti a lavorare e mantenere intatta l'occupazione. Avevamo alcuni obiettivi: semplificare le procedure, migliorare le condizioni del credito, ampliare la platea di coloro che accedono alle garanzie statali. Dopo settimane fitte di audizioni e giorni di lavoro in commissione, attraverso i nostri emendamenti siamo riusciti a ottenere dei risultati importanti che sono in parte già stati raccontati, ma che tengo a sottolineare. Siamo riusciti ad allungare i tempi di restituzione del finanziamento garantito, 10 anni per i finanziamenti fino a 30.000 euro, fino a 30 anni per i finanziamenti garantiti dal fondo PMI in quota al 90%. In caso di rinegoziazione dei finanziamenti già in essere, le garanzie statali sono prestate se vi è un'erogazione del 25% di nuovo credito aggiuntivo, e nel testo originario era il 10%, e il tasso applicato è inferiore a quello del vecchio prestito. Lo stop dei mutui sulla prima casa è esteso anche ai titolari di partite IVA e di imprese individuali. L'accesso alle garanzie è consentito anche per i professionisti in forma di studio associato e per il terzo settore. Sono 100 milioni riservati a coloro che hanno dimostrato quanta importanza ha questo settore nel sostenere un paese e nell'aggiungere welfare e sostegno a chi ne ha bisogno. Siamo riusciti a fare aumentare il credito erogato con una procedura semplificata da 25 a 30 mila euro. Sarà inoltre necessaria
una semplice autodichiarazione per fare richiesta, sostituendo il deposito di certificati e documenti. Questo comporterà tempi più brevi, responsabilità del dichiarante, semplicità della domanda. Abbiamo ottenuto l'accesso alle garanzie anche per le imprese in difficoltà che erano escluse dal testo originario e l'accesso alle garanzie ISMEA anche per pesca e acquacultura. Inoltre la sospensione dell'iscrizione alla centrale rischi delle imprese in difficoltà per gli inadempimenti di pagamento fino al 31 agosto, i cosiddetti protesti, che sappiamo quanto vanno a bloccare l'economia e inviluppare l'economia in una crisi. Siamo riusciti a far estendere la copertura pubblica ai crediti che le imprese cedono a società di factoring, che erano state escluse. L'accesso alle garanzie statali per chi ha appena affittato un'azienda e ha calcolato i ricavi in base agli anni precedenti. Infine, il rafforzamento della patrimoniale dei confidi per aumentare la capacità di fornire garanzie integrative alle PMI. Inoltre, Italia Viva, in ottica di dialogo con le altre forze politiche e anche con le opposizioni, ha sostenuto altre importanti modifiche. Per esempio, l'accesso alle garanzie per gli agenti e broker assicurativi a società partecipate da enti pubblici. Il rimborso alle imprese per la mancata partecipazione alle fiere internazionali, cosa di cui personalmente, conoscendone l'importanza e avendo tanto lavorato in questo settore, ritengo sia qualcosa di fondamentale. L'esclusione delle garanzie alle società con sedi in paradisi fiscali, il divieto di delocalizzazione per le imprese che ottengono benefici dal decreto. Ecco, inoltre c'è altro elemento importantissimo, l'esonero della responsabilità civile per l'imprenditore in caso di infortunio Covid, una battaglia, a mio avviso, di civiltà vinta nei confronti di una parte politica e di una società per fortuna minoritaria, malata di caccia all'imprenditore. Da ultimo, il divieto di distribuzione dei dividendi per il 2020 alle imprese che ottengono la garanzia. Sono tanti risultati che sto elencando e siamo felici si dimostrino essere provvedimenti seri, efficaci, utili per guardare avanti con speranza. Nonostante le incomprensioni, nonostante il disinteresse dei più importanti organi di stampa, Italia Viva continua a portare avanti la sua visione di società, con serietà e con il fine di aiutare il Paese ad andare avanti. Il pensare al bene pubblico in questo decreto liquidità e nel prossimo in arrivo vuol dire pensare a come mantenere in vita i sistemi produttivi che hanno creato benessere nel nostro Paese per decenni, impiegando milioni di persone, e fare in modo che continuino ad avere un futuro. Per fare ciò, un tema politico fondamentale che vogliamo porre sul tavolo è il rilancio degli investimenti pubblici, privati italiani, privati esteri, è quello della semplificazione. Dobbiamo movimentare investimenti perché è a partire da questi che un Paese ha un piano di lungo termine e può garantire un benessere alle generazioni future. E su questo siamo indietro, purtroppo. Io personalmente ho chiesto coraggio nella discussione sul DEF, lo abbiamo fatto nel lavoro di conversione del decreto liquidità, lo faremo ancora nei prossimi giorni sul decreto rilancio. E faremo tutto il possibile perché il decreto semplificazione aiuti a ridurre i blocchi del Paese e permetta a chi vuol fare impresa, investire ed assumere di farlo vedendo lo Stato al suo fianco come un socio, non come un nemico che fa di tutto per bloccarlo. Domani voteremo a favore di questo decreto perché vogliamo uscire da questa crisi scommettendo sulla speranza e sull'ottimismo dei nostri lavoratori, dei nostri imprenditori, dei nostri commercianti, dei nostri professionisti, perché è attraverso la speranza e l'ottimismo che ci giocheremo il nostro futuro. Speranza e ottimismo che abbiamo perché, nonostante la crisi economica e il debito crescente, lo spread è sotto controllo, grazie al sostegno fondamentale dell'Europa, di cui troppe volte si parla a vanvera. Perché qualche giorno fa il BTP Italia quinquennale destinato ai piccoli risparmiatori ha avuto un successo straordinario, il secondo miglior risultato di sempre in valore assoluto emesso in un singolo giorno. Perché il debito delle famiglie italiane è in assoluto il più basso tra i paesi dell'Eurozona e questo può essere uno dei principali indici di serenità del presente e di fiducia verso il futuro. Essere ottimisti dopo che si è pensato che tutto potesse crollare può sembrare un esercizio forzato, ma ricordare che le cose potrebbero andare bene, che andranno bene, non è un modo di scappare dalla realtà, ma per ricordare che l'Italia ha tutti gli strumenti per reagire, ha tutti gli strumenti per farcela. L'Europa è presente, i soldi ci sono, gli aiuti non mancano, la sanità è solida. La crisi ha dimostrato la forza, la serietà, la voglia di lavorare di tutti gli italiani. Lavoriamo ora tutti insieme con speranza. La speranza vede l'invisibile, tocca l'intangibile, raggiunge l'impossibile. Ecco, sta a noi ora essere all'altezza della sfida. Grazie.